Buongiorno a tutti, buongiorno amici ciclisti, siamo nei Colli Euganei, esattamente a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova, località dove si svolgerà la prima tappa valevole per il torneo delle province venete 2021. Siamo alla Zuin Carburanti, luogo di ritrovo dove ci saranno le iscrizioni, nonché la partenza e l'arrivo di questa breve cronometro, abbastanza tecnica ma comunque veloce, che adesso andremo a visionare assieme. Venite con me, si va alla partenza che è di fianco al distributore di carburanti. Eccolo qua, questo è il punto di partenza dove si parterà subito con un breve rettilineo di circa 200 metri. Però poi ci sarà la prima curva abbastanza impegnativa dopo questa rotatoria. Qui allora si girerà a destra e poi subito a sinistra, dove si potrà lanciare la bici per il primo punto veloce del percorso, dove si può fare un'alta velocità. Abbiamo un rettilineo di circa 800 metri con l'asfalto in ottime condizioni, a parte un ultimo tratto dove bisogna stare un po' attenti con lo sguardo lungo per evitare delle piccole buchette e avvallamenti che ci sono, però comunque niente di estremamente pericoloso. Qui la velocità sarà elevata e tra un po' troveremo un piccolo dossetto che poi ci porterà a compiere la prima curva a destra, che ci porterà nell'altra parte di percorso. Eccoci qua, qua bisogna stare un po' attenti e l'asfalto, come ripeto, è un po' sconnesso, stare nella parte migliore. Ecco il dosso che vi dicevo e subito la curva a destra dove bisogna rilanciare veloce, perché ci sarà un breve rettilineo di altri 200 metri che ci porterà alla seconda curva di questa parte del percorso, dove ci immetterà nel rettilineo che porterà all'arrivo. Eccoci qua, abbiamo un'altra curva molto impegnativa, bisogna fare attenzione, e qui dopo che abbiamo rilanciato la nostra bici affronteremo un rettilineo di circa 1 chilometro che ci porterà in zona d'arrivo. La sede stradale è molto ampia, l'asfalto qui è perfetto, anzi direi praticamente nuovo, e qui possiamo aprire il gas e viaggiare spediti. Sullo sfondo fra un po' ritroveremo e rivedremo come riferimento il distributore carburanti dove è posta la zona di arrivo. Ecco, sul finale qui bisogna fare attenzione perché ci saranno due semicurve che adesso troveremo, una a sinistra e poi a destra, e poi c'è l'arrivo finale. Eccola qua, si farà comunque agevolmente senza nessun problema, e arrivati qui a circa 300 metri dall'arrivo ci sarà un'altra piccola svolta a destra e termineremo la nostra crono. Allora io vi ringrazio per l'attenzione,
per la pazienza. Ci vediamo domenica, carichi e motivati, vinca il migliore, e un saluto da Emanuele del team M9. Ciao a tutti!